Senta, la cronaca tiene banco, purtroppo, aggiungiamo noi, in queste ultime ore molti troppi casi di overdose per cocktail fra alcol e stupefacenti. Sì, è una davvero, situazione un po' difficile. Davvero una situazione preoccupante, difficile, che ha a che fare più che con la sanità, che purtroppo è chiamata a intervenire quando il danno è fatto, mettiamola così, ha a che fare con politiche di educazione, di prevenzione, di politiche sociali che devono spiegare ai giovani che ci si può divertire, si può stare bene anche senza strafarsi di alcol e di droghe, e che l'utilizzo di alcol e droghe purtroppo crea danni a volte anche irreversibili alla salute. Noi curiamo naturalmente con grande impegno, voglio ringraziare tutti i nostri operatori dei pronti soccorso che ogni giorno si impegnano per salvare tanti ragazzi da queste situazioni, però preferirei che non ci arrivassero, preferirei che si potesse lavorare sulle politiche culturali, di socializzazione, di comunicazione, perché insomma ci si può divertire anche senza utilizzare alcol e droghe. Bene, grazie Stefania. Grazie.